Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno. Una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud, dice la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona. La Basilicata si sta chiedendo: ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia? Ma dateci la nostra fetta di mafia! Dice la Basilicata. Basilicata è stanca di Cristi che si fermano a Eboli. Per carità, un bel libro. Però vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orte. Comunque grazie Carlo, è anche merito tuo, sulla Basilicata ora ha un inno, finalmente ha alzato la testa, ha un inno che si è scritto da sola, perché la Basilicata senza falsa modestia è una regione che ragiona, una regione che compone parole struggenti, il Lucano Medio. Perché la Basilicata parla la lingua del suo popolo, ma al tempo stesso vuole essere compresa da tutti. Allora ha chiesto a Rocco Papalè e famiglia di tradurre le parole del suo inno. E noi lo faremo. Basilicata dice: se Cristo si è fermato a Eboli, di chi è la colpa? Certo non è nostra, noi gli volevamo bene, avevamo preparato una festa grandissima con dolci tipici, vino, sembrava Capodanno, ma Cristo non è venuto, non ci ha neanche avvisato, ci siamo rimasti male, abbiamo dovuto buttare tutta la roba, ma anche senza protezione, ci siamo dati da fare e con molta insistenza ne siamo venuti a capo. Avanti. Se Cristo si è fermato ad Eboli, a colpa de coe, e certo non è da nostra. Noi le volimmo bene, l'avimmo preparato, una festa grande, grande, varri li vine Angenet, che pari Capodanno, Cristo non è venuto, n'ha vista t'avvese, giam romè so brutto, a roba sei e te, ma pur senza protezione, da fena n'amodè, e dalle, 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 mo cacciato che va va se lo cheta va 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 se lo cheta tu che ne sai la vista mai va se lo cheta insomma mai nata mo va 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 se lo cheta va 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 se lo cheta tu che ne sai la vista mai va se lo cheta insomma mai. Il Papa si è interessato, ci ha telefonato, ha detto state tranquilli, ci avrebbe aiutato, e noi per stare tranquilli, per aiutarci a resistere senza dirgli niente, ci siamo fatti buddisti. O Papa si è interessato e n'ha telefonato, ha detto di stare qui, n'ha verità io te, e noi per stare qui, per n'aiutare a resistere, senza le dice niente, n'hanno fatto buddisti. Va, va, Basilicata, va, va, Basilicata, tu che ne sai, l'ha vista mai, Basilicata insomma mai nata dopo. Va, va, Basilicata, va, Basilicata, tu che ne sai, l'ha vista mai, Basilicata insomma mai nata dopo. E comunque alla Basilicata non le interessa di entrare in Europa, casomai in Asia minore. Settima.